La fame della palude di Deborah Parisi. Lettura di libri in pillole. Urla strazianti e colpi di fucile irruppero nel silenzio dell'isola Ramri. I soldati rabbrividirono mentre i loro volti puntavano a ovest verso il cuore della palude. I giapponesi parevano aver visto l'inferno sulla terra. Qualunque cosa vivesse in quelle zone era così terrificante da spezzare l'animo dell'uomo più temerario. Per 2 settimane, i britannici dovettero riconoscerlo, quei soldati avevano combattuto fino al limite con coraggio e un ardore feroce, ma alla fine erano stati schiacciati dalla forza congiunta dei Royal Marines, RAF e soldati della 36esima Brigata di Fanteria Indiana. Loro avevano proposto una resa ai giapponesi. Se si fossero consegnati, avrebbero avuto un trattamento indulgente. Ma l'orgoglio del nemico lo spinse a rifiutare, preferendo le acque putride delle paludi piuttosto che le mani dei britannici. I soldati osservavano terrorizzati i brevi lampi di luce generati dagli spari, mentre le grida dei giapponesi si mescolavano alla cacofonia della giungla. Gli ufficiali avevano dato ordini precisi. All'alba si sarebbero addentrati in quella lugubre e pericolosa macchia verde. La base non poteva reggere ai costanti attacchi degli inglesi e l'onorevole colonnello Nagasawa aveva ideato un piano che al tenente Miyazaki parve una follia. Dovevano attraversare la giungla e la palude per raggiungere l'altra base alleata, nella parte opposta dell'isola. Una parte di lui concordava che era disonorevole arrendersi al nemico, ma addentrarsi in quella selva era un suicidio. Ma non obiettò quando il suo superiore gli ordinò di prendere tutto ciò che potevano trasportare. Era pomeriggio quando il colonnello ordinò la ritirata. Non prima di far saltare la loro stessa base, il nemico non l'avrebbe mai avuta. Miyazaki emise un suono di disgusto quando il suo stivale affondò nella melma della palude. L'aria odorava di umidità e putridume mentre le zanzare iniziarono a ronzargli attorno, aspettando il momento giusto per banchettare col suo sangue. Il colonnello guidava quel centinaio di uomini verso un destino incerto. Miyazaki non poté che sperare in un miracolo. Gli inglesi stavano loro alle costole, ma non era la cosa più stressante. Per proseguire la marcia con più rapidità, avevano iniziato a dormire meno. Gli uomini erano stanchi e nervosi, mentre il caldo e gli insetti li stavano distruggendo. Creature viscide e velenose nuotavano sotto l'acqua, mentre l'ignaro tenente camminava, pensando alla sua famiglia, al cibo e a un bicchiere d'acqua. Ora comprendeva, in quel momento, come i soldi fossero nullità quando si viveva alla mercé della natura, dove solo il più forte e il più furbo sopravviveva. Vide qualcosa di lungo e nero muoversi vicino a lui, fece un salto, gridando. La creatura alzò la testa, rivelandosi un serpente. Il rettile si mosse velocemente, nuotando verso una zolla di terra vicina. «Se non me ne fossi accorto sarei stato morso», pensò. I suoi compagni ridacchiarono, ma lui li fulminò con uno sguardo. In cuor suo non voleva ammettere che si sentiva un pesce fuor d'acqua lì in quella giungla. Essere in una fortezza era una cosa, ma in mezzo a tutte quelle creature era un'altra. Forse l'uomo nella sua arroganza aveva dimenticato i pericoli dell'oscurità e delle creature che vi dimoravano, vivendo al sicuro nelle città e protetto dal fuoco. In quel momento la guerra e l'onore della patria gli sembrarono preoccupazioni lontane, meno concrete della sete e della fame. Quando il cielo si tinse di un colore violaceo, mentre i raggi dorati del sole delineavano strisce rosse verso l'orizzonte, la loro squadra si fermò per riposare, trovando rifugio presso una grotta. Lì accesero il fuoco e medicarono i feriti. Miyazaki fissava le fiamme danzare davanti ai suoi occhi, mentre un soldato vicino a lui gemeva. La fronte scottava e l'uomo ciondolava la testa, dicendo frasi sconnesse riguardo una certa Shoko. Avevano portato dei medicinali, ma non bastavano per tutti. Quell'uomo aveva bisogno di riposo per guarire, ma con il loro andamento non poteva farcela. Razionavano il cibo, l'acqua e perfino il sonno. Sarebbe stato più misericordioso ucciderlo, piuttosto che dargli false speranze. Magari quell'uomo aveva una famiglia, come lui, qualcuno che lo attendeva a casa. Dentro di sé maledisse la guerra e si pentì amaramente di essere diventato un soldato.
La gente si immolava per l'imperatore, ma quale sovrano permetteva così tante morti? Miyazaki non pensava nemmeno che avesse natura divina, ma non osava dirlo ad alta voce. Sarebbe stato come un alto tradimento verso il suo popolo, e non ci teneva a morire per un'idiozia che poteva evitare. «Avanti! Su! Muovetevi!» incitò l'onorevole Nagasawa. Gli uomini arrancarono nell'acquitrino, stando attenti a non urtare cose o animali. Alcuni soldati si erano ritrovati con gli stivali distrutti ed erano stati costretti a camminare scalzi. Miyazaki poté notare il disagio e la paura nei loro occhi. In quel momento il nemico era la palude, che come un'entità viva e senziente li stava lentamente reclamando a sé, inglobandoli nella sua pancia, come un tributo per aver osato sfidare il suo dominio. Miyazaki notò l'uomo febbricitante cadere nell'acqua. Corse verso di lui, aiutandolo ad alzarsi. «Lasciami», aveva mormorato, ma il tenente non l'aveva ascoltato. Anche se era quasi uno sconosciuto, non voleva avere i suoi sottoposti sulla sua coscienza. «Come si chiama?» domandò Miyazaki. «Kataoka, Hiroshi Kataoka». «Bene, Kataoka, cerchi di mantenersi sveglio. Deve resistere se vuole raggiungere la base». «Shoko, Shoko», disse l'uomo in preda al delirio della febbre. «Sì, ci sarà anche Shoko». Non sapeva chi fosse, ma anche quell'umile uomo aveva una storia e una famiglia. Miyazaki ripensò a sua moglie e anche a sua figlia. Non vedeva l'ora di riabbracciarle e dir loro che le amava e che mai le avrebbe lasciate sole. «Di dov'è Kataoka?» cercava di fargli domande per mantenerlo sveglio e concentrato. «Hiroshima». «Deve farsi forza per la sua famiglia. Sono sicuro che finita la guerra potrà riabbracciarla». «Spero che anche io potrò farlo», pensò amaramente Miyazaki. Per che cosa era nato quel conflitto? Qual era il vero scopo dell'imperatore? A nessuno importava delle loro vite o di quelli che morivano come mosche. Il Mikado voleva vincere, solo questo contava. Il tenente provò pena per Kataoka, così come la provò per se stesso e per tutti i suoi compagni. Il colonnello Nagasawa era un fervente devoto alla causa imperiale, ma Miyazaki si chiese se anche lui avesse avuto dei dubbi, soprattutto in quel momento, alla mercé della natura famelica. Il quinto giorno passò e la marcia della morte continuava ad avanzare nella palude, mentre loro erano consumati dalla malattia, dalla fame e dalla sete. Avevano camminato faticosamente in quel putridume schifoso e puzzolente, mentre Kataoka non ce la fece. Cadde nell'acqua putrida e non si rialzò più. Tentarono di rianimarlo, ma era troppo tardi. Lo lasciarono nella palude, un peso in meno per il gruppo ormai decimato. Miyazaki aveva sognato le sue parole, piene di sofferenza e tristezza. Chissà chi era Shoko. Una figlia? Una sorella? O la moglie? Ognuno aveva una sua storia e si chiese se a lui potesse capitare un finale felice. Finita la guerra, avrebbe dedicato la sua esistenza a una vita in campagna, nella tranquillità assoluta. Non voleva saperne di medaglie o di combattimenti, solo di pace interiore. E così, come le foglie d'autunno, caddero altri uomini. Feriti, ammalati o avvelenati da qualche bestiolina mortale. Loro avanzavano lasciando dietro di sé una scia di cadaveri. La palude era affamata. Il colonnello afferrò una liana. Miyazaki poté notare con orrore la superficie scagliosa di quella protuberanza sinuosa e verde, ma prima che potesse avvisarlo, una testa triangolare e piccola, che pareva una foglia dotata di occhi, morse il colonnello. L'uomo agitò la mano scrollandosi il serpente di dosso che cadde a terra. S'allontanò dal posto mentre osservava con orrore i due punti rossi lasciati dalla creatura. Miyazaki s'avvicinò, seguito dagli altri uomini. L'onorevole Nagasawa fu trasportato nella zona di terra più vicina e adagiato al suolo. Gli applicarono un bendaggio lungo la ferita mentre usarono un poco di acqua potabile per disinfettargliela. L'uomo si contorceva in preda a spasmi, sudava, il volto si gonfiava e aveva gli occhi dilatati. Il petto smise di muoversi. Il tenente non perse tempo. Provò a rianimarlo con la respirazione bocca a bocca, ma il colonnello non reagì. Miyazaki abbassò il capo, sentendosi colpevole. Maledì gli inglesi, la guerra e la palude.
Come farò ora che anche il colonnello è morto? Siamo condannati! Pensò disperato. Gli altri soldati guardarono spaventati la scena. Il tenente osservò i loro occhi e capì che non poteva mostrarsi abbattuto davanti ai suoi uomini. Ormai Nagasawa era morto e lui era il prossimo nella catena di comando. Fece un respiro profondo, trattenendo la disperazione e la paura. Chiuse le palpebre del colonnello, fissò i soldati e incitò loro di andare avanti. Camminarono per ore e la meta divenne un miraggio irraggiungibile. Iniziarono a vedere mostri strisciare sui tronchi, nell'acqua e sulla loro pelle. Insetti, ragni e serpenti. Piccole e terrificanti creature capaci di uccidere un uomo con un solo morso. I cobra reali intonavano i loro canti di guerra, padroni indiscussi di quel regno oscuro e infido. In quell'ambiente spaventoso, Miyazaki si sentiva insignificante e indifeso. L'uomo, nella sua superbia, pensava di controllare la natura, eppure quest'ultima li stava decimando uno ad uno, reclamandoli nel suo regno di morte e d'acqua. Ragni grossi come un pugno e mille piedi variopinti strisciavano lungo i tronchi e le rocce. Creature comuni, ma che ai loro occhi si trasformavano in bestie sbucate fuori dall'inferno stesso, pronte per ucciderli e zampettare sulla loro pelle. Suo nonno gli raccontava di spiriti che rappresentavano gli elementi, creature dispettose e potenti, ferocemente protettive nei confronti della natura. In quel momento, quelle leggende non gli sembravano così fantasiose. Alla fine era la natura stessa a ispirare l'uomo. Forse la palude aveva realmente un'anima e si era sentita offesa dallo scontro a fuoco degli umani. Anche loro si stavano tramutando in animali. L'umanità li stava mano a mano abbandonando per lasciar spazio all'istinto. Era come se, davanti a un periodo di crisi, la ragione lasciasse spazio ai sentimenti primordiali per affrontare meglio le difficoltà. Uno stormo di uccelli volò su di loro, un presagio di sventura, di morte. Il cielo in orizzonte si tinse di rosso mentre il sole stava per tramontare. La palude era immersa in una calma apparente, ma Miyazaki sapeva che la notte portava con sé ogni genere di pericolo. E così, quando le tenebre si impadronirono di quella selva malefica, dei fruscii e il suono di rami spezzati irruppero quella quiete. «Saranno gli inglesi», pensò il tenente, stringendo il fucile. «No, non si addentrerebbero volentieri in questo buco di merda». L'acqua gorgogliò mentre dei sibili lo fecero raggelare. I suoi uomini si guardarono attorno terrorizzati. Alcuni di loro accesero le pile. I corpi tozzi e squamosi, neri come la notte, si muovevano nella fanghiglia, emettendo dei sonori brontolii. Uno di quei demoni assalì un caporale, facendolo cadere. Urlò terrorizzato mentre quelle creature gli si avventavano contro. L'acqua si tinse di rosso. Il panico scoppiò tra i sopravvissuti. Le grida di dolore e terrore si mescolarono agli spari e ai suoni che le creature emettevano mentre si rotolavano, creando una cacofonia infernale. Miyazaki si aggrappò all'ultimo briciolo di lucidità rimasta. La loro testardaggine li aveva condannati a una morte atroce. Era meglio diventare prigionieri di guerra piuttosto che finire divorati da quegli esseri. Sparò di istinto a un esemplare prima che potesse smembrarlo. Tutte le convinzioni di onore e coraggio si dissolsero per lasciare posto all'emozione primordiale della paura. Corse verso un albero e iniziò ad arrampicarsi, incurante delle urla dei suoi compagni. Quando arrivò in cima, osservò con orrore la scena e scoppiò in una risata isterica. L'alba seguente una squadra di soldati fu inviata a perlustrare la zona teatro di quell'orrore indimenticabile. Mentre le loro imbarcazioni si inoltravano in quella fitta selva, l'odore nauseante di carne putrida li investì e l'assordante rumore di insetti li annunciò verso uno spettacolo raccapricciante. Membra umane galleggiavano nell'acqua, teste divorate e scarnificate ghignavano ai loro nemici, mentre una colonia di coccodrilli marini sonnecchiava tranquilla al pelo dell'acqua. Alcuni soldati vomitarono, sconvolti da tale ferocia. Un grido attirò la loro attenzione. Alzarono lo sguardo e videro un giapponese stremato, arrampicato su un albero. Si teneva stretto al tronco, quasi fosse una protezione contro quelle creature pericolose. Il suo sguardo era folle,
mentre lacrime solcavano il suo volto. L'angoscia dilaniò il cuore dei soldati. Quell'uomo aveva visto i suoi compagni sbranati uno ad uno da quelle belve e ora era grato della presenza dei suoi nemici. Non lo invidiavano, anzi, erano terrorizzati dalla sua gioia. Cos'erano le fazioni politiche quando uno era appena uscito dall'inferno? Lo recuperarono e il giapponese li ringraziò per il salvataggio. Le imbarcazioni proseguirono, trovando altri 8 sopravvissuti. 400 soldati nipponici si erano inoltrati in quella selva pericolosa, ma solo una decina sopravvisse. La vita nella palude brulicava, indifferente a ciò che era successo.